Cari amici, buongiorno a tutti quanti voi e ben ritrovati. Voglio lodare insieme a voi il nostro buon Dio per averci dato un nuovo giorno di vita. Lo ringraziamo, lo lodiamo e gli chiediamo ora di aprire il nostro spirito, di aprire la nostra mente, il nostro cuore, affinché possiamo predisporci all'ascolto della sua parola e alla riflessione che essa scaturisce dal nostro cuore. Il testo biblico sul quale vogliamo per l'appunto meditare questa mattina lo troviamo nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 8, il versetto 6. Per noi c'è un solo Dio, il Padre dal quale sono tutte le cose e noi in Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose e noi esistiamo per mezzo di Lui. Allora, che cosa possiamo trarre di buono da questo versetto? Che cosa può il Signore e vuole questa mattina comunicarci attraverso le parole dell'Apostolo Paolo? Il tema di tutto il capitolo 8 ruota intorno alle carni sacrificate agli idoli. Paolo fa tutto un ragionamento intorno a questo argomento, invita i Corinti a non dare peso, a non dare importanza a quelle che sono le cosiddette tradizioni religiose di quel tempo, tradizioni per lo più pagane. Quindi viviamo in un contesto storico che potremmo dire è quasi simile al nostro. Noi sappiamo, praticamente questo è il ragionamento che Paolo fa, noi sappiamo che tutte le divinità, i cosiddetti molti dei e signori delle varie religioni, i loro riti e sacrifici cerimoniali, sono solo illusioni, sono solo fantasie. È un po' il ragionamento che oggi fanno, diciamo, gli atei. E dietro a tutte quelle cose c'è solo il nulla. E quindi non preoccupatevi di mangiare le carni sacrificate agli idoli. Questo è un po' il ragionamento che Paolo fa, sto parafrasando il suo pensiero. Paolo continua a dire: non abbiate paura, non vi possono contaminare o influenzare magicamente, come non vi possono benedire, non vi possono neanche maledire. State tranquilli, state sereni, continua Paolo nel suo ragionamento e aggiunge: sappiate che il potere delle divinità pagane è solo autosuggestione. Siete voi a dare loro forza. Se non ci credete, queste cose non avranno alcuna influenza su di voi. Però attenzione, questa parafrasi del pensiero di Paolo, che rispecchia un po' quello che è anche il pensiero del mondo ateo, del mondo relativo in cui noi oggi viviamo, c'è però un'unica sostanziale differenza tra presupposti che vengono condivisi dagli atei e quelli dei cristiani. E per fortuna che c'è un'unica sostanziale differenza. E qual è? I cristiani negano la realtà delle persuasioni delle religioni, ma affermano, e qui veniamo al testo biblico, al pensiero di Paolo e a ciò che Dio vuole dirci questa mattina. I cristiani affermano, noi affermiamo, c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi viviamo per Lui. È un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale anche noi siamo. Quindi noi cristiani diciamo esiste un unico e solo Dio, il Dio vero e vivente, il creatore e sostenitore di ogni cosa, colui che si è rivelato attraverso la storia del suo popolo eletto Israele e non solo, ma anche in modo personale ed unico in Gesù di Nazareth. E cari amici, qui ci troviamo di fronte ad un'affermazione categorica che si oppone all'irrazionale relativismo e anche allo scetticismo nel quale noi oggi viviamo e ci libera. Attenzione, questo è il messaggio forte che Paolo questa mattina ci vuole dare, che il Signore ci vuole dare, e ci libera dal potere della superstizione e dallo sfruttamento della credulità popolare. Attenzione, c'è uno sfruttamento della credulità popolare. E noi che abbiamo accettato Gesù, noi che abbiamo accettato Dio,
il Dio vero e vivente, il creatore e sostenitore di ogni cosa, noi ci siamo liberati da questo potere. Ci siamo liberati da questo potere della superstizione, da questo potere dello sfruttamento della credulità popolare. Noi siamo dei privilegiati. Tu sei un privilegiato. Io sono un privilegiato. Siamo dei privilegiati. Gloria a Dio, carissimi, gloria a Dio per questo grande privilegio che abbiamo avuto in Cristo Gesù, di essere stati liberati da tutto ciò. E non solo, attenzione, non solo. Questa affermazione, questo dire c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi viviamo per Lui, è un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose, mediante il quale anche noi siamo, questa affermazione ci libera dalla mancanza di certezze e di speranza che l'ateo ha, ci libera da una vita priva di senso e di prospettive. Amico mio, ma ti rendi conto, tu che mi stai ascoltando, ma ti rendi conto che cosa significa accettare Gesù nella tua vita? Ma ti rendi conto che cosa significa credere nel Dio vero e vivente, il creatore e sostenitore? Credere che questo Dio vivente, creatore e sostenitore, si è rivelato in modo personale ed unico in Gesù di Nazareth. Questo è un messaggio meraviglioso, amico mio caro, che ti chiedo di prendere sul serio, sul quale ti invito a riflettere attentamente e a decidere, se ancora non l'hai fatto, e a decidere di accettarlo nella tua vita come tuo personale Signore, come tuo personale Creatore, Salvatore, Redentore. Questa verità, questa affermazione, questa certezza, regola e struttura, la nostra vita di credenti, e va ancora di là, al di là di questo, cioè essa promuove il nostro sviluppo psicofisico, infondendoci energie e creatività. Quindi vedete, un testo così profondo, una professione di fede potremmo definirla, una confessione di fede, ma che ci pone dinanzi ad una straordinaria verità, perché questa confessione di fede, questa professione di fede, gloria a Dio, ci ha liberati. E libera anche te se lo vuoi, se accetti Gesù nella tua vita. È l'unico modo per uscire dal relativismo, è l'unico modo per uscire dal materialismo ateo, per entrare in una prospettiva completamente diversa, una prospettiva nuova, dove tutto è regolato, dove tutto è strutturato, dove tutto diventa promozione per il nostro sviluppo psicofisico, infondendoci, come dicevo poc'anzi, energie e creatività. E allora, caro amico, abbraccia Gesù, abbraccialo e stringilo forte a te. Fa di Gesù il punto centrale della tua vita, affida a Lui la tua vita. Che il Signore ti benedica grandemente. Amen.